Bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio il video shopping da Ceda. Io non mi so vestire, lo sapete benissimo, mi piace truccarmi, mi piace mettere lo smalto, oggi l'ho messo lo smalto, però non mi so vestire, cioè ammetto che sono incapace di vestirmi, ho una misura, sono 1,77 m per 85-87 kg dipende, e faccio fatica a trovare i vestiti perché non sono né nella taglia grande XXL né nella taglia normale il 48. Per cui alla fine cosa succede? Vado nei negozi, entro, guardo, provo, mi deprimo, vado via e vado a comprarmi trucchi. E quando è ora anche smalti. Martedì sera siamo andati da Cienda da San Giovanni Lupatotto e adesso mi sono fatta dare i nomi perché li saluto, perché sono stati un'ora e mezza dietro a me per trovarmi delle cose da abbinare eccetera. Sono stati carinissimi e carinissime perché c'erano sia i commessi che le commesse e gli ho detto adesso mi date i nomi che vi saluto. Rudy, Dennis, Sabrina e Milena Cienda. San Giovanni Lupatotto, grazie, siete stati gentilissimi e comunque le cose che mi avete trovato mi sono un sacco. Allora c'erano mio marito e mio figlio praticamente sciolti sui divanetti che non ne potevano più e loro che avevano già da fare con la cassa e c'era meno gente perché erano le 7, le 8 ore che abbiamo finito, però corri la cassa, comunque vai a prendermi le cose, fammele provare eccetera, sono stati carinissimi, sono sempre così, di solito noi ci andiamo da una vita. Vi faccio vedere cosa abbiamo combinato, allora spero di riuscire a mettervi le foto o un pezzo di video che ho fatto con i vestiti indossati, se ci riesco lo faccio volentieri con il cuore, se non ci riesco sono incapace. Primo capo che posso mettere con tutti e due gli abbinamenti che mi hanno fatto sono questi pantaloni, che tra l'altro io sono partita dalla taglia, mi ho detto no, sono partita io di mio dalla taglia troppo alta, allora mi ho detto ma cosa fai, ma stai scherzando? Mi hanno portato una taglia 44, sono elasticizzati per carità, ma è una taglia 44, sono dei pantaloni blu stretti, che vanno giù comunque stretti, c'erano anche pantaloni a zampa comunque. Questi costavano 19 euro, mi vanno bene e ci stanno benissimo come passepartout per i due outfit, diciamo. Sopra, nel primo, mi hanno, non vi nego che mi hanno fatto fare, io volevo qualcosa di rosso, sono partita con il rosso qua e là, però non riuscivamo ad abbinare il rosso. E allora metti questo, metti l'altro, metti qui, non so, una pazienza pazzesca. Sopra i pantaloni blu mi hanno fatto questa che ha la riga blu, è una camicia sfiancata perché comunque finisce in fondo, non è lunghissima, è sfiancata, questa costa 15 euro ed è la taglia 44, andiamo con la taglia 44, sopra mi hanno fatto abbinare questo bellissimo giubbino scamosciato che io potrò riutilizzare anche con altre maglie sotto in primavera eccetera, che non avrei mai detto di poterci star dentro e c'era anche in versione rossa, purtroppo non c'era la taglia perché sennò avrei fatto una pazzia per quello rosso. È un giubbino così che va giù con le cernierine, è sfiancato, ha la possibilità di tenere su il colletto alto con la cerniera oppure di tenerlo, è doppio praticamente, tipo doppio petto alla fine, con le cernierine in fondo, è bellissimo, non avrei mai detto di starci. E questo è il primo completo, se riesco a farvi mettere qua, a smanettare e mettere qua o il video o la foto oppure di attaccarvi il video alla fine di questo video qua. L'altro completo che mi hanno fatto è composto sempre da quei pantaloni blu, sì, della mia macchinetta del caffè, con questa maglia, l'ho rovesciata perché ho fatto le foto prima, ho cercato di fare le foto, che è una maglia camicia praticamente con le maniche, se non mi sbaglio, sì, al gomito, le maniche al gomito, blu, con la manichina che arriva, vedete, super giù il gomito, non è tre quarti, non credo che sia tre quarti di maniche, con la taschina davanti, ma sotto non è larghissima, ma sotto è in doppio tessuto ed è bellissima. Ho due comunioni nel mese di aprile, sì, se non mi sbaglio, così ho già i completi per tutti e due e comunque li posso usare, ripeto,
in altre cose. Ah, non vi ho detto la lei, 15 euro, sempre una taglia 44. Taglia 44, ci piace tanto. Questo gilet qua è fantastico, perché a me piacciono tantissimo. Era scontato il 50%, anche se era un nuovo arrivo, per cui è una taglia M, costava 19 euro, l'ho pagato la metà. È un gilet lunghissimo, lungo, arriva fino a metà polpaccio, con... Vediamo se riesco a farvi vedere, perché qua sto facendo un disastro. Con la taschina laterale, qui, e lo spacco laterale, non si capisce niente, ho già capito io, con lo spacco laterale sul fianco e anche dall'altro fianco. È lungo, io sono alta, mi fa ancora più lunga. Quello con la giacca, torno subito, non sentite la mia mancanza, forse si vedrà il casino dietro, ho appoggiato della roba lì per far foto, eccetera, un ribaltamento di casa, non so cosa sia uscito, e ho pensato di metterci queste insieme al primo con il giubbino scamosciato. Io non ho le scarpe, non ho la borsa, per cui altra tragica cosa, perché io ho dei piedi delicatissimi, un 41 e mezzo, per cui delicati e grandi, non vi dico che facilità a trovare la roba da vestire. Comunque questi ce li ho messi, non ci stanno male, però sono per niente comodi. Ho preso poi il pantalone simile a quello lì, cioè simile, uguale a quello lì, blu, ma nella versione color grigio ghiaccio, sempre taglia 44. Questo è il modello. Perché sì, no, per schiarire un po' il completo del gilet e la camicia con i pantaloni color ghiaccio. Poi sono riuscita ad infilarci una maglietta rossa, basica quanto volete, ma a me piaceva tantissimo, che comunque, volendo, paio di jeans, giubbino e magliettina rossa, è a maniche lunghe, io queste le adoro perché... le maniche lunghe sono morbide, in cotone, questa è una XL perché a me piacciono comode, 9 euro. C'erano con le righine eccetera, i comici, no, le righe no, no, mi hanno sgridato. Prima o poi me la compro, a costo di farmela per pigiama. Hanno anche i leggings rossi e rosa, a costo di farmi il pigiama. E poi ho preso questa magliettina qua che l'ho provata, l'ho vista, l'ho provata, mi è piaciuto tantissimo. E sapete che io non amo il rosa, ma fatalità, questa è rosa, ma mi è piaciuto il discorso che ha il colletto, il finto colletto, con il finto, no, il finto polsino no, e la finta camicia sotto. Questo ho preso una taglia XL da 19 euro, perché comunque già ha una righina nel tessuto, e questo non ve l'ho fatta vedere, indossate neanche i pantaloni grigi, cioè mi piacevano i due principali. E poi mio marito si è preso un paio di jeans per lui, mi prende questi jeans classici qua, questi qua, così. È riuscito a prendersi un paio di pantaloni, 19 euro. Si è dedicato tutto quanto a me, non vi nego che per una volta che ho scritto su Instagram mi sono sentita come Pretty Woman quando lui le torna depressa perché le tipe non le volevano vendere i vestiti, e torna con lui e tutte stanno lì, vuoi questo, vuoi provare questo, questo, quell'altro, cioè farmi coccolare ogni tanto per le cose da vestire. Poi vi ripeto, lì sono gentili, hanno pazienza, è ovvio che se ci vai nel momento che c'è tanta confusione del sabato alla domenica non hanno tempo neanche loro, però lasciarli fare e dire no guarda ti sta bene questo, ma stai scherzando, guarda che ci sei nella 44, cioè è stata una soddisfazione a cui io non sono per niente abituata, per cui non posso altro che ringraziarli. Un bacione ancora e spero che i capi vi possano interessare e prendere qualche spunto. Ripeto, io non sono una grande beauty blogger di vestiti, cioè proprio vestiti no, parlatemi del resto, però potrei imparare. Un bacione, ciao. Allora, questo è uno. Con spacchi. Maglia. Che poi la manica è... Manica lì. Quella che è. Così. Giubbino chiuso. Manca. Giuro che riesco a respirare. Giubbino aperto con la camicia. Scarpe. L'etichetta c'è ancora ovviamente perché abbiamo, me li ho tenuti apposta a farvi vedere.